Per Monica Laletto, per Monica Di Mare, avanti il Toro, avanti il Passamontra, avanti il Marona, andiamo! Siamo quasi pronti all'allineamento, ma c'è qualcuno che ancora il Muggiano ha mollato, si è... Para. In questo momento i ragazzi 2000 metri, tre giri di bandierina, si alzano per i primi 500 metri. Valente. Vediamo subito la griglia che si sta muovendo dalla parte del San Terenzo, che vuole agguantare subito il... I ragazzi stanno salendo ai 500 metri, vediamo subito il Fossamastra, no, il Marola e Fezzano, il Cadimare, il Tellaro che si stanno alzando dal centro della griglia. Ci stiamo avvicinando ai 500 metri, una gara che aspettavano tutti quanti, vedremo come andrà a finire. Questo è il primo avvicinamento ai 500 metri, poi ritorneremo sui 1000 e poi dai 1500 in giù ci sarà la storia che andrà scritta. Il Fossamastra ci sembra leggermente arretrato, in questo momento c'ha avanti il Tellaro e il Cadimare e il Marola. Siamo quasi in boa. Vediamo chi entra in boa, abbiamo il Muggiano da questa parte che si prepara a girare la boa, sta girando in questo momento, gira il Muggiano, gira il Porto Venere, gira il Marola, gira il Fossamastra e gira CRDD. Fossamastra è rimasto sul Fossamastra e il Tellaro è rimasto sulla boa, ha perso due vogate, il Cadimare ci sembra in prima posizione, vediamo insieme al Marola, il Fezzano e il Porto Venere. Stiamo ritornando ai 1000 metri, abbiamo un Porto Venere all'attacco da centro con il Muggiano che sta cercando di avere la meglio, sono i ragazzi dell'anno scorso che vogavano sull'imbarcazione del Fossamastra. Fezzano, Fossamastra e Cadimare sono rimasti arretrati, li vediamo là in fondo. Muggiano nelle prime posizioni insieme al Marola, il Muggiano ha stretto
in maniera determinante. È la prima volta che vediamo il Muggiano così aggressivo. Dalla parte opposta c'è il Cadimare che sarebbe in terza posizione. Ora vedremo al giro dei mille che cosa succede, la resistenza di questi ragazzi, se ha ragione di esistere. Te fermati qua, che tanto questo... Vediamo le imbarcazioni che stanno preparando. No, fare il giro va su per te, 2000, sì. 4 volte 5. Sì. Gira il Marola, gira il Cadimare, gira il Canaletto, gira il Fossamastra è leggermente attardato. Vediamo come ci riproiettano i ragazzi adesso dai 1000 ai 1500. Ora il Cadimare la testa della corsa, lo vediamo dalla parte opposta insieme al Marola e abbiamo il Tellaro in quarta posizione. E il Fossamastra è rimasto arretrato, lo vediamo in mezzo al gruppo. Marola in primo piano vuole determinare la sua gara, vuole portare a termine questa gara cercando di avere la meglio, ma c'è un Muggiano che resiste all'attacco del Marola, anzi cerca di premere in maniera costante e determinarsi nella prima posizione. 1500 metri sono ancora da raggiungere. Vediamo dalla parte opposta la terza posizione che c'è un CRDD, un Portovenere e un Cadimare e si sta avvicinando anche il Fezzano. Una gara veramente interessante perché il Muggiano si sta portando alla boa del 1500 in prima posizione. Un Muggiano resistente, un Muggiano che ha avuto e vuole avere o dare un sentore di essere in gara per il Palio del Golfo. Fino a ieri lo abbiamo visto solamente nelle retrovie e oggi esce alla grande sulla gara delle Grazie. Rimaniamo leggermente stupiti per l'equipaggio del Fossamastra che è rimasto letteralmente arretrato in maniera determinante e abbiamo il Muggiano in prima posizione, in seconda posizione c'è il Marola, vediamo chi gira prima, vai pure Mimboa, vai. Marola in prima posizione, vediamo chi gira per primo la boa, ma il Muggiano non molla e il Muggiano tenta sempre di tenere il passo del Marola. Gira il Marola in questo momento, leggermente attardato il Muggiano, gira il Cadimare in terza posizione, vediamo il... E a seguire gli altri, vai giù. Sì. Prima posizione ancora in primo piano, seguito dal Muggiano, Cadimare, Portovenere, Fezzano e il
Fossamastra che sta mettendosi in coda, è il Fossamastra che sta ritornando sotto cercando di riprendere un momentino le fila. In seconda posizione sta emergendo il Cadimare, il Muggiano sta perdendo il contatto e sicuramente questa è la loro resistenza, e infatti viene risucchiato, lo vediamo lavorare in mezzo al gruppo e vogata per vogata sta venendo fuori. Dal gruppo dei terzi emerge il Fossamastra, il Muggiano continua a tenere, ma il Fossamastra allunga il Fossamastra, prima posizione la tiene il Marola in questo momento, in seconda posizione c'è il Fossamastra, in terza posizione potrebbe esserci il Muggiano o il Fossamastra. Vediamo come verrà decretato l'arrivo. Marola in primo piano, seguito dal Muggiano, Cadimare, Porto Venere, Fezzano e il Fossamastra che sta mettendosi in coda. È il Fossamastra che sta ritornando sotto, cercando di riprendere un momentino le fila. In seconda posizione sta emergendo il Cadimare, il Muggiano sta perdendo il contatto e sicuramente questa è la loro resistenza, e infatti viene risucchiato, lo vediamo lavorare in mezzo al gruppo e vogata per vogata sta venendo fuori. Dal gruppo dei terzi emerge il Fossamastra, il Muggiano continua a tenere, ma il Fossamastra allunga il Fossamastra, prima posizione la tiene il Marola in questo momento, in seconda posizione c'è il Fossamastra, in terza posizione potrebbe esserci il Muggiano o il Fossamastra. Vediamo come verrà decretato l'arrivo. Eh?